Allora, mi devo vendicare, quindi a 50.000 mi piace, mi raccomando, aiutatemi. Fius mi farà da schiavo per 24 ore, vi prego, aiutatemi, non ce la faccio più. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fius Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video specialissimo perché oggi ragazzi finalmente dopo il video dove lei cucinava a me per 24 ore, adesso faremo l'inverso, quindi cara mia mi divertirò io. Ci ritroviamo ancora qui nella Fius Caverna perché stiamo passando i giorni di quarantena qui. Fatela anche voi rimanendo a casa, uscite solo per le cose utili tipo andare a fare la spesa. A proposito di spesa, ne abbiamo fatta una poco fa dove sono andato a comprare una cosa. Quindi preparati già per la cena, perché siamo in orario di cena, no? Sei pronta? Certo. Ok, andiamo a cucinare. Ovviamente mi dovevo attrezzare prima di cucinare alla mia amata, infatti, ecco qua, raga, potete leggere bene. Allora, passiamo ai fatti, Giuseppina. Allora, la cosa che ti avevo detto prima era questa: il kebab. Normale, facciamo stasera, ok? Va bene. Ti piace il kebab? Diciamo che non lo preferisco. Vabbè, comunque lo facciamo. Vabbè, sei proprio sexy con questo grembiule, eh? Grazie. Con le piadine, Le piadine. ovviamente ti piace la maionese e il ketchup, poi comunque Tutte e vediamo due. dopo. Allora, 350 grammi, quante piadine ci facciamo, amore mio? Penso. Due Vabbè, piadine tu ce la fai facciamo. due, sì. Ok. Due, è così buono che babbo. Fedelo poco, però. Allora, questo sarà il mio strumento per 24 ore, quindi andiamo ad accendere. E mettiamolo così. Dopo. L'olio. No, ma che? Non ci ho Ah, pensato. senza olio, vabbè. Allora, cominciamoci a mettere il kebab dopo aver acceso il nostro forno. Allora, io direi che per ora forse basta, vieni a vediamo. Ok, magari ci facciamo due piadine con questo, non lo so. No, me ne ce ne metto un altro po', dai. Mettiselo tutto. Ragione, ragione. Adesso giriamo un po' la carne e aspettiamo che si faccia, insomma. Va bene. Ok, voglio, la carne è fatta. Adesso ci mettiamo la prima piadina, poi la seconda e poi vedremo il risultato finale, come sarà. Speriamo bene. Che Ho fatto l'ingrandimento sulla piadina. stai facendo? Ok, abbiamo fatto con la piadina. Adesso mettiamo la carne. Amore, questa è la tua. Wow. Basta? Sì. Mettiamo prima la maionese. Mi vuoi far ingrassare. Hai detto, sai che c'è? Poche maionese. Che schifo. Vabbè, questa è tua, vabbè. Basta. Arrotoliamo. Allora, uno, due, E tre. tre, vabbè, dai. Vabbè, se ti va Oh, bruci. male, puoi fare il kebabaro nella vita. Speriamo. Hai visto Giuseppina? Ti ho messo pure la carta di sotto. Dimmi un po' com'è. Vabbè, mo io ancora non devo beccare la carne. Vabbè, tra virgolette, questa era semplice, era da fare, poi domani ci divertiamo. No, è buono. Ora anche io farò la storia dei voti, così poi mi incazzo e mi dai un voto Ah, basso. bello. Amore. Me lo fa vedere. Sicuramente non l'avrà messo a fuoco. Questo è l'interno, aiuto. Io mi sono messo solo ketchup. Anche se è un po' acida. Ah! Un po' acida. Maionese, non il kebab. Ah. Pensavo che mi volevi da un bacio. È schifo. Come c'ho scritto, sono il tuo fidanzato. Parezco Reggio a tavola. A tavola. Ah. A scivanicheis. Voglio arrivare all'ora dell'ultimo morso. Per me sinceramente è stato buono. Io do un voto 6 e mezzo 7. Vabbè, perché comunque era facile da cucinare. Io invece ti do un 8. Oh! Ma solo perché Era già era fatto. già fatto. È l'ultimo morso, zio. Magno. Ti ho offeso. No, tu ti sei offesa. Comunque, sono voluto partire soft. Poi vediamo domani. Buongiorno a tutti voi, ma soprattutto buongiorno alla donna più bella dell'universo, Giuseppina. Dici buongiorno almeno. Buongiorno. Ok, adesso ti preparo qualcosa. Tu comunque rimani a letto, ti faccio la sorpresa. Accendiamo la luce. Allora, per la colazione andiamo di questo. Questo, non diciamo niente a Giuseppina perché è una sorpresa. E questo, ok? Questa è la super sorpresona. Non se lo aspetterà mai. Ovviamente, ragazzi, speriamo le piaccia questa colazione. Anche perché la mattina è il pasto principale per cominciare bene la giornata. Noi gliene mettiamo tanto, se no si disgusta. E poi ci mettiamo l'ingrediente segreto. Stendiamo. Ok. Allora, questo è fatto. Adesso chiudiamolo. Lo posiamo in un'altra carta. Ed ecco a te, Giuseppina. Allora, dici un po'. Di che qualità adesso è sto pancarré? Che c'è? Andrea. Oh, tu mi hai fatto la schifezza con la salsiccia l'altra volta. Io ti faccio questa è fesa di tacchino e Nutella. Magari è Ma buono. che...
Ah, però se è buona lo devi dire, seriamente. Se fa schifo lo dici. Non mi offendo come te. Non ti piace. Allora, io nel mentre, raga, faccio colazione. Grisby, Togo e Kinder Cards. Oppure questi Oreo, che con il latte sono perfetti. Oi! Sono l'ultimo morso. Ed è piaciuto, sì, sincero. Cioè, un voto? 4,5. Dai! No, cioè, proprio l'accostamento. Non salato è buono. Salato e no. Vabbè, a pranzo vediamo, Speriamo bene. Vai. Ok. Ora di pranzo. Allora, cara mia che sta reggendo la camera, mi sono messo appositamente questo cappello da chef perché ti vado a fare una bella pasta con il sugo. Ah, bene. Però? C'è un particolare. Allora, la salsa è normale, questo qua che ci siamo già mangiati. Sì, sei proprio sexy con questo grembiule, Molto coperto. Cosa stai prendendo? Cioè, andiamo a mettere questi. No, Andre. No. Mi piacciono tanto. Devi mangiare quello che dico io. Poi stasera, vabbè, penso che mangeremo qualcosa di normale. Però intanto... Normale. Sì, sì, come no. Sì, normale. Allora, non mi ricordo, non so che fa. Si mette prima la salsa nella padella, vero? Allora, no. Taglia i wurstel. Ecco, taglio prima i wurstel, vai. Sì. 8 wurstel, penso vanno bene, no? Ma anche 4. No, 8. Così so di più. Allora, andiamo a tagliarli. Eccoli qua. Amore, soltanto per te questi wurstel. Che bello. Sono proprio pochi. Vai. Vai, devi fare un giro. Faccio un giro. Sì. Ho messo troppo. Un poco, vabbè, non fa niente. C'è più saporito. Vai, Andrea, ora puoi mettere i wurstel. Vai, metto tutti? Tutti, sì. Ah, che belli. Allora, si sono cotti i nostri wurstel. Adesso devo mettere la salsa. Esatto, sì. Sì, attento che schizza. Ok. Ecco il pugno di sale. Mettiamolo. Posso buttare la pasta? Sì, vai. Okay. Allora, mo dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo scolare la pasta, ovviamente. Ma non abbiamo il rubinetto, ma abbiamo anche lo scolapasta, sì? Vieni insieme a me. Ok. Ok, siamo nel bagno. Wow. È l'unico rubinetto che abbiamo. Quindi sei? Sì, attento. Metti un po' più a gran, metti un po' più qua. Ah, attento. Ok, scolata la pasta, rimettila. A posto. Stai attento a non sporcare. Io sono sicuro di me stesso. Bravo, sembra buona dall'aspetto. Allora, amore, sei pronta per degustare questa? Vai, assaggia prima tu. A me i wurstel non fanno impazzire. Sì. Cioè, te lo dico già da ora. Vabbè, pasta normale. Non bisogna vedere pasta e wurstel, così. Apri. Ma non è male. Allora, complimenti per la cottura della pasta. Ok. Del sugo. Ha fatto bene. Sì. Però, cioè, i wurstel a me... Vabbè. Non mi fanno proprio impazzire. Però il piatto in sé per sé è uscito bene. Bravo. Da lei si dice, quando cucini bene, c'è bravo, te lo sposo. No, da stasera ti farò un bel piatto di merda. Voto subito, vai. Sei. No, dai, bebe di Ustel. Bebe di Ustel. Scusa. Che schifo. Amo, fa una cosa. Aspetta. Se uno destro, dovresti essere destro. Cavolo. Beh, provaci, fai così. Ok. Comunque, raga, questo è tra virgolette il risultato finale. Buono. Quindi l'ho finita. Perché la lasci? Che non ti piace? A parte che è troppa. Abbiamo versato 250 grammi di pasta. Quindi è un po' tanta. È stata buona tua carbonara, dai. Vabbè, adesso vediamo con la cena. Cara mia, sei pronta per la cena? Sì. Allora, non mi sono messo il cappello perché, vabbè, basta, ne sto solo con la tutina da chef. Allora, prima di tutto, patate, come wow. Puoi vedere. Ho preso la pizza surgelata perché fare la pizza fatta in casa è un po' un procedimento troppo lungo, quindi facciamo una cosa ambresso. Allora, ho preso questa qua, però pensavo fosse meglio la pizza surgelata. Visto che questa è senza glutine, ho detto, vabbè, dai, ne prendo un'altra che piace alla mia fidanzata, ovvero ai quattro formaggi. La proviamo insieme alla patatina fritta, ovviamente, con l'altra. Ok, patate pronte. Ecco il primo risultato. Vabbè, meglio è quel che è. Comunque l'altra sta in padella. Però la cottura sotto. Vabbè, dai, è quel che è. Mangiamo alla nostra. Mangiabile. Sì.
Mi aspettavo peggio, mi aspettavo veramente peggio. Diciamo che per essere esagerato è buono. Questo è il secondo risultato. E in teoria nella quattro formaggi, in generale, pasta, quel che vuoi, pizza. Cosa c'è? Quattro, nei quattro formaggi c'è tipo il gorgonzola, gorgonzola, no? Gorgonzola, scamorza, emmental. Okay. Comunque questa c'è, non c'è il gorgonzola, ma c'è tipo una cosa di pesto. Vai, prima... Non si piega neanche. Prima senza patate, vai. Cine. Ciao di pesto, ciao. Ma sai che questa mi piace di più dell'altra? A parte questa cosa di pesto che non mi piace proprio, e ora la tocco. Tipo gorgonzola di pesto, Non mi chiedere il voto. Cioè non ci siamo proprio. Quanto è? 3,5. No. Ma la lascio, raga. Tutte le volte che ti davo un voto, 7. 7. Ma non l'hai fatta tu questa, l'hai solamente cotta. Raga, io mi fermo qua perché oggi abbiamo mangiato, cioè tipo alle 3-4, mo sono già le 9. Vabbè, quindi chiudendo, ti è piaciuta questa 24 ore? Sì. Ok, quindi ragazzi, non lasciate 50.000 mi piace perché non voglio fare da schiavo a Giuseppina per 24 ore, no. Lasciateli, vi prego. Ne vedrete delle belle. Quindi, mi raccomando, noi intanto, cioè lei intanto si finisce la pizza, io basta. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci rivediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Allora.